Ciao e bentornati su Mystery Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare un film misterioso giapponese intitolato Honor Student. Attenzione spoiler! Buona visione! La storia inizia al liceo Ichikawa, in una piccola città giapponese. I studenti più grandi sono in classe mentre ricevono i risultati dei test recenti. Una delle alunne è Miyamoto Asuka, una studentessa amichevole, ma accademicamente stupida. Anche se il test è stato finora il più semplice, non ha dato nessuna risposta corretta e ha preso zero. Il suo ragazzo, Yoshida, guarda il lato positivo, affermando che zero è il numero fortunato di Asuka. Vengono rimproverati dal professore, che sa che se Asuka non inizierà a studiare non avrà un gran futuro. Arriva quindi il momento di un altro compito di storia, di cui Asuka ha paura. La prima domanda le chiede di nominare un monumento famoso per concedere desideri quando viene offerta una moneta. Non conosce la risposta, ma invece di lasciare lo spazio vuoto, lei scrive il nome di un luogo a caso chiamato Gachimo. Proprio quando scrive il nome sulla carta, una luce intensa si vede fuori dalla finestra. Da qualche parte in città, si forma da sola una piccola giungla. Il giorno seguente, lei e Yoshida stanno andando a scuola, quando vedono il sentiero. Non ricordano che fosse lì il giorno prima, il che li rende curiosi. Lasciando che la curiosità li guidi, la coppia decide di esplorarla. Dopo un minuto di cammino, trovano un santuario di cui non riescono a pronunciare il nome. Asuka lancia una moneta e desidera prendere 100 nel test successivo. I due poi tornano a scuola, senza pensare molto all'esplorazione. Ottengono il risultato del test precedente e Asuka prende 5 su 100. Sbuffa con se stessa per aver creduto nel potere del santuario. Quel giorno, la classe ha ancora un altro quiz sulla politica mondiale. La prima domanda chiede loro il nome dell'attuale primo ministro giapponese. Asuka non ha la più pallida idea di quale sia la risposta, ma invece di lasciare la domanda in bianco, ci scrive il nome di Yoshida. Non conosce le risposte a nessuna delle altre domande, quindi fa un pisolino. Dopo la scuola, Asuka e Yoshida vanno a casa sua per stare insieme. Non appena entrano, sentono il rumore dei suoi genitori che litigano. Suo padre è un venditore che sta per essere licenziato, mentre sua madre ha una relazione con un uomo più giovane. Asuka chiede a Yoshida di ignorarli e lo porta nella sua stanza. Sulla strada, nota piatti e ciotole vuoti fuori da una porta. Si scopre che Asuka ha un fratello gemello di nome Keisuke, che era il migliore negli studi fin dalle elementari. Non ha mai preso meno di un punteggio pieno in ogni test, ma questo fino a quando un giorno ha fallito l'esame di ammissione al liceo. Dal momento che era conosciuto come il miglior alunno, il fallimento è stato molto duro per lui, e da allora si è rinchiuso nella sua stanza. Non parla con nessuno, ed è sempre sul computer a giocare. Asuka fa il broncio dopo aver parlato di suo fratello. Per farla sentire meglio, Yoshida va al supermercato a prendere qualcosa da mangiare. Da qualche altra parte, il loro insegnante sta valutando le prove. All'improvviso, il santuario inizia a brillare, e così fanno anche gli occhiali dell'insegnante. Qualche tempo dopo, Asuka chiama Yoshida e gli chiede perché ci stia impiegando così tanto tempo. Lui afferma di essere terribilmente impegnato e che non potrà uscire quel giorno. Subito dopo la chiamata, riceve un messaggio da un suo compagno di classe dicendo che Yoshida è in grossi guai. Si scopre che è stato scelto come primo ministro del Giappone. Le interviste di lui che parla alle telecamere mentre è il primo ministro diventano virali sui social media. Il giorno successivo, Asuka va a scuola, ancora confusa su come il suo ragazzo che è andato al supermercato si sia trasformato in primo ministro. Diverse altre notizie sulla partenza dei presidenti di diversi paesi si sentono in giro per la scuola. L'insegnante arriva con le verifiche corrette e porge ad Asuka la sua con un grande sorriso stampato in faccia. Abbastanza sorprendentemente, ha ottenuto un punteggio pieno nel test, anche se ha lasciato la maggior delle domande vuote. Dando un'occhiata più da vicino, si rende conto che Yoshida è diventato il primo ministro perché lo ha scritto durante il test. Allo stesso modo, i presidenti di altri paesi sono scomparsi perché lei ha lasciato tutte le altre domande vuote. Il santuario ha esaudito il suo desiderio, ma in un modo diverso di come aveva pensato. Adesso, il mondo cambierà in base alle sue risposte, affinché lei ottenga il massimo dei voti. Per riscattare il suo errore, cerca su Google tutte le risposte giuste e le scrive sulla verifica. Fortunatamente il piano funziona, e Yoshida viene licenziato durante il suo primo giorno di lavoro. Anche i presidenti di tutto il mondo riprendono il loro incarico all'istante, e tutto torna alla normalità. È quindi il momento del test seguente. Questa volta Asuka non è nervosa, perché nulla può essere cambiato se non dalle risposte giuste a un test di matematica. Dopo la scuola, Yoshida incontra di nuovo Asuka,
e le racconta di come è stato licenziato. Lei lo calma, prima di dirgli la verità sul suo strano potere. Yoshida non le crede e le chiede di scrivere qualcosa per dimostrarlo, ma prima che possa farlo una torre nel mezzo della città inizia a dimenarsi. Ciò è dovuto a un errore che ha commesso durante il test di matematica. La coppia corre subito nella stanza dell'insegnante e corregge l'errore, portando infine la torre alla sua forma originaria. Anche gli esperti in TV non sanno spiegare cosa ha fatto oscillare l'edificio. Mentre tornano a casa, Asuka e Yoshida vanno nel luogo in cui prima si trovava il santuario, ma esso è completamente svanito. Dal momento che non ricordano il nome, non hanno modo di cercarlo di nuovo. Adesso, l'unico modo per salvare il mondo è che Asuka studi Sodo e risponda a tutte le domande correttamente. Determinata a fare del suo meglio, quella sera si siede a studiare, ma si addormenta pochi minuti dopo. Nella scena seguente, Asuka e Yoshida sono fuori dalla stanza dell'insegnante, aspettando pazientemente che valuti le prove recenti. Come previsto, Asuka ottiene il massimo dei voti, ma spera di non fare un cambiamento significativo nel mondo. Tornando a casa, suo padre la saluta eccitato, dopo aver realizzato la più grande vendita della sua carriera. Asuka ha scritto inconsapevolmente che l'acqua del rubinetto è la fonte di energia più preziosa nell'ultimo compito. Questo ha fatto acquistare alla gente più depuratori d'acqua che, a sua volta, hanno fatto guadagnare un sacco di soldi a suo padre. La ragazza va nel panico per un secondo, ma dopo aver visto suo padre felice, decide di mantenere il mondo come è. Più tardi quel giorno, le notizie riportano un mucchio di rivolte in corso in tutto il mondo per l'acqua. Quando le cose sfuggono di mano, Asuka corregge rapidamente il foglio delle risposte e riporta il mondo alla normalità. Improvvisamente, le viene un'idea per risolvere i problemi coniugali dei suoi genitori usando il potere che ha. Nella prova successiva, le viene chiesto il nome dell'astronauta che sta per partire per un lungo viaggio nello spazio. Lei scrive il nome del ragazzo di sua madre e lo manda nello spazio il giorno successivo. A causa di ciò, i due si lasciano. Lei inizia a concentrarsi sulla sua famiglia e suo marito, dopo la sua partenza. La vita di Asuka non potrebbe andare meglio. Ora, l'unica persona che deve aiutare è suo fratello gemello Keisuke. Nel compito seguente, scrive che suo fratello uscirà e augurerà a tutti il buongiorno. Il piano non funziona come aveva pensato, perché invece di far uscire Keisuke, il padre irrompe nella sua stanza e lo costringe fuori. Questo provoca una grande discussione in famiglia. Viene rivelato che suo padre è stato nuovamente minacciato di essere licenziato e sua madre ha iniziato a mandare messaggi ad altri uomini. Asuka finalmente capisce che risolvere i suoi problemi con il potere è solo una cosa temporanea e così inizia a fare uno sforzo reale per parlare con suo fratello. Dal momento che è ancora un genio, si siede fuori dalla sua porta e studia ad alta voce ogni giorno. Fa diversi errori che infastidiscono Keisuke, ma lui non la corregge per alcuni giorni. Poi, un giorno, prova a saltare un problema di matematica perché è troppo difficile. Keisuke parla per la prima volta e le insegna come risolverlo. Grazie alla guida di suo fratello, Asuka inizia a studiare di più, anche se lui le parla solo attraverso una porta chiusa. Alla fine, suo padre inizia a leggere libri per venditori e si impegna di più nel suo lavoro. Sua madre cancella tutti i numeri dei suoi amanti dal suo telefono e si concentra sulla sua famiglia. Una settimana dopo, Asuka ottiene il massimo dei voti in un test senza l'aiuto di nessuno. Corre da Keisuke con la buona notizia, ma lui si rifiuta comunque di aprire la porta. La mattina seguente, Asuka e i suoi genitori sono seduti a tavola mentre si godono il pranzo. Con loro sorpresa, Keisuke scende al piano di sotto e li saluta. Si scusa anche con suo padre per aver mollato gli studi e promette di fare meglio d'ora in poi. Un giorno, mentre vanno a scuola, Asuka e Yoshida trovano la prima verifica che hanno fatto nella borsa della ragazza. Lei l'aveva strappata perché aveva preso solo 5 su 100. Unisce i pezzi insieme e all'improvviso forma il passaggio al santuario. Solo allora si accorge di aver scritto di un santuario che esaudisce i desideri chiamato Gachimo come prima risposta. Il santuario deve essersi manifestato a causa di ciò. La coppia va rapidamente lì e implora di invertire il desiderio e far tornare il mondo alla normalità. Aspettano che succeda qualcosa e sono delusi quando non cambia nulla. A scuola, l'insegnante fa un altro test, questa volta sulla geografia e la popolazione del mondo. Improvvisamente, Asuka ricorda che il santuario ha concesso il suo desiderio solo quando ha offerto una moneta. Ciò significa che per invertire il desiderio, dovrà riprendersi la moneta. Completa rapidamente il test e si precipita a riprenderla. Tuttavia, la moneta è all'interno di una cassa chiusa. Usa un bastone per cercare di tirarla fuori e quasi ci riesce. Da qualche altra parte, Keisuke e i suoi genitori parlano del suo futuro.
È felice di aver finalmente superato la sua crisi ed è eccitato per la vita che lo aspetta. Anche sua madre è dispiaciuta di aver turbato così tanto suo marito e la famiglia risolve finalmente le loro divergenze in una sola seduta. Allo stesso tempo, vediamo l'insegnante di Asuka che corregge i test appena fatti. Quando arriva al compito della ragazza, lei prende 100 come al solito. Allo stesso tempo, lei fa cadere accidentalmente la moneta di nuovo dentro la cassa. Improvvisamente, la moneta si illumina di una luce brillante. Pochi secondi dopo, non c'è più nessuno davanti al santuario. L'intera città, il paese e il mondo sono vuoti come se ogni essere umano fosse svanito nel nulla. Nell'ultima scena, vediamo che Asuka non ha risposto alla domanda finale del suo ultimo compito. Essa chiedeva qual era l'attuale popolazione mondiale, ma siccome Asuka l'ha lasciata vuota, gli umani hanno smesso di esistere. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!